Dalle parole sono passate ai fatti. In una delle nove irruzioni hanno ferito anche alcuni clienti, tra questi due bambini oltre al titolare dell'attività commerciale. Accade nella centralissima via Navarra, a pochi metri dalla Chiesa del Rosario. A denunciare quella che sarebbe una vera e propria mania di persecuzione sono Salvatore e Francesco Consiglio, titolari dell'omonima pasticceria. Hanno denunciato ben 9 episodi di violenza, molti dei quali filmati dalle telecamere di videosorveglianza. I due coniugi sono stati immortalati in episodi diversi con bastoni, spranghe di ferro ed un coltello. Quest'ultimo sarebbe stato sequestrato dalle forze dell'ordine. Da allora però non è cambiato nulla, anzi, a loro dire, la situazione sarebbe precipitata. Temono per la loro incolumità e per il futuro della loro attività. Hanno realizzato una nuova pasticceria sempre in via Navarra, ma l'inaugurazione continua ad essere rinviata a data da destinarsi. Io da nuovo titolare che sto investendo per la città, soprattutto un nuovo locale che tramanda da anni da mio papà, è una tradizione che andremo avanti, però non riesco a stare qua con la gente che vengo disturbato giornalmente da 3 anni che continuo a fare denunce, querele e tutto il resto, ma ancora oggi non vedo né notizie né risposte dal tribunale. Vengo minacciato giornalmente e subisco anche delle violenze davanti a tanta gente, clienti che non vengono più nel mio locale, hanno paura se ci sono trovati qua dentro, nelle attività, bambini e altre persone. Però non posso stare con la paura, vengo da casa per lavorare, una clientela che mi sono coltivato assieme con mio padre e viene gettata via da 2 persone che sono malate di testa. Ti taglio la testa, ti ammazzo ed anche ti sfregio con l'acido. Sono solo alcune delle minacce subite anche da Francesco Consiglio, convinto della necessità di interpellare il Dipartimento di Salute Mentale e garantire le eventuali cure ai 2 soggetti. Ampiamente segnalati alle forze dell'ordine. Io non posso subire queste violenze giornalmente, anche perché ho un figlio a 35 anni di rovinarsi la vita, e io non posso né dormire né notte né giorno perché devo dare le spalle a mio figlio, a mia moglie e ai miei figli che ho. E subire queste violenze giornalmente a me mi dà fastidio. Dalle sue parole non vedo cattiveria, soltanto quasi un appello di aiuto per questa persona che lei comunque vuole bene nonostante tutto. Sì, sì, ma io sempre l'ho voluto bene, lo voglio bene, anche che mi ha detto parolacce a mia mamma, a mia moglie, a mia nuora, però io lo perdonerò sempre a lui, principalmente perché mi ha cresciuto come un figlio. E mangiavamo assieme a casa sua, io ero piccolino, andavo allo stadio, me lo portavo con la macchina, lo portavo a casa, l'ex moglie mi ringraziava che era una persona eccellente, ma no, io non posso subire questi guai giornalmente. Dopo una vita di lavoro mi sono sentito così, una vita distrutta, e io non dormo né notte né giorno.